riguardante quindi Interschool. Lascio quindi la parola inizialmente ad Ivan, lo conoscete tutti, mi conosce più lui, perché allora, sempre rifacendoci ai termini utilizzati, quindi al valore, Ivan, noi ci siamo conosciuti in poco tempo, in pochissimo tempo abbiamo realizzato tutto questo. Ci siamo ritrovati in un pomeriggio e ci siamo accorti di essere sulla stessa linea. Quindi mi avete raccontato la vostra esperienza, cos'è stato il progetto Interschool, come è nato, le fasi successive, e non posso far altro che chiederti inizialmente di darci un'idea di questo progetto Interschool, perché i termini quali il valore utilizzato da Fabio è un termine che perfettamente si integra con il vostro progetto. Diciamo che il tema centrale del mio intervento, come ha detto Rosario, verte proprio sul parlare della nostra associazione Progetti Interschool, di cosa si occupa, come è nata, come si è sviluppata e soprattutto che valori porta avanti e che missione sta cercando di raggiungere. Tantissimi ragazzi che oggi sono presenti qui e che sono venuti a questo meeting, che non altro non è che un mix di cultura, sport e divertimento, quindi tutto quello che di più bello i ragazzi dovrebbero fare, sia a livello culturale sia a livello sportivo. Tantissimi ragazzi di volta capita che mi chiedono, dice, entusiasti di partecipare a un progetto come il nostro, dice, ma com'è nato il progetto Interschool? Da che idea è venuta? Come si è sviluppata? Perché spesso molti vi partecipano ma non sanno bene quello che può essere stato un iter evolutivo. Benissimo, il progetto Interschool è nata da un'idea mia e di Piero, prima ancora che essere organizzatori eravamo due semplici giocatori che giocavano in una stessa squadra, che una squadra buona fa sottolineare Piero, che eravamo, in sostanza ci eravamo stufati dal sistema diciamo che vigeva a Palermo di organizzazione, abbiamo cercato di ideare completamente un modello innovativo e soprattutto che perseguisse determinati valori che noi pensiamo che attraverso lo sport è necessario perseguire. È nato, puntualizzo io anche dal fallimento delle istituzioni. Laddove fallisce la società, la politica, le istituzioni, non può fallire la società civile, i singoli cittadini che attraverso un'idea, poco fa si parlava di idea imprenditoriale in un certo senso, mettono in atto un progetto come quello nostro che nel giro di pochissimo tempo, così come Rosario faceva riferimento, nel giro di pochissimo tempo siamo riusciti a organizzare tutto questo, è passato da un semplice torneo di calcetto a quello che oggi rappresenta uno dei più importanti, se non il più importante, centro di aggregazione sportivo a Palermo per la diffusione dei valori della pratica sportiva. Ed è proprio dai valori che noi abbiamo sovvertito un sistema, diciamo, di organizzazione per puntualizzare l'attenzione proprio sui valori e sulle regole. Attraverso il regolamento, anche tu hai fatto riferimento all'inizio alla maglietta, è proprio esemplare, perché da noi il regolamento è come se fosse la Costituzione. Però a differenza, diciamo, di tanti cittadini che magari la Costituzione neanche la sanno, noi qualsiasi squadra non appena si iscrive facciamo 2 ore di colloquio per spiegare tutto quello che i ragazzi stanno andando, che cosa stanno partecipando, quali sono i loro diritti, quali sono i loro doveri, e quindi proprio attraverso un sistema di regole ma anche di servizi che noi abbiamo saputo mettere in atto, da una parte per favorire quello che è il divertimento, perché lo sport senza divertimento non avrebbe il successo che ha, ma dall'altra anche attraverso le regole necessarie per perseguire tutti quelli che sono appunto i valori che attraverso lo sport devono essere perseguiti, noi nel giro di pochissimo tempo abbiamo fatto diventare quello che è un semplice torneo di calcetto in un importantissimo centro di aggregazione. La presenza voi, numerosissima di oggi, ne è la dimostrazione. I servizi, potrei elencarli, diciamo, brevemente,
tutti voi usufruite giornalmente dai commenti alle pagelle, alle foto, le interviste, i video dei campi e tantissimi altri servizi che noi abbiamo, diciamo, lanciato e che erano del tutto, diciamo, assenti in qualsiasi altro tipo di organizzazione. L'idea di concepire un sito internet che fosse un sistema di trasparenza dove noi pubblichiamo tutto e i ragazzi controllano dal basso tutto e la gestione di noi due, che pur essendo i fondatori siamo soggetti al controllo, come è giusto che sia, di tutti i cittadini che ne fanno parte, queste e tante altre cose sono stati i nostri fattori critici di successo, quello che i ragazzi hanno saputo tastare con mano, a differenza rispetto ad altre organizzazioni, hanno scelto di far parte della nostra. Tantissime altre cose riguardanti le regole, come ad esempio il calcolo punti in classifica, che tutti voi conoscete, è basato su bonus e penalità, è proprio volto a esaltare quello che attraverso i valori, praticamente il fatto, il merito sì, ma praticamente le ammonizioni, le espulsioni sono state messe delle penalizzazioni proprio per cercare di eliminare qualsiasi comportamento scorretto, così come al contrario, per risaltare il merito, abbiamo previsto una serie di bonus, la tripletta, lo scatto di 5 gol. Queste possono sembrare delle piccole cose, ma in realtà fanno parte di un sistema di regole che noi abbiamo saputo mettere in atto e soprattutto abbiamo fatto rispettare incondizionatamente verso tutti. Questo è un altro fattore che ci distingue, perché al giorno d'oggi una cosa è dire sì, ci sono delle regole, una cosa è poi farle rispettare. E abbiamo saputo attraverso queste regole trasformare, tant'è che adesso questa community bonus praticamente è un'idea che poi tantissime altre organizzazioni stanno copiando, spacciandosi per loro, diciamo, un'idea che in realtà non gli appartiene. Si parlava di una meritocrazia anche sul calcolo dei premi. Noi abbiamo saputo ideare un sistema basato sui parametri, anche lì parametri che non riguardano soltanto l'aspetto competitivo, tu sei forte quindi ti do un premio, ma tanti altri aspetti come le presenze che rappresentano l'integrazione da noi, la disciplina, un altro fattore fondamentale che dovrebbe seguire la pratica sportiva, che vanno a togliere punti in classifica o ad aggiungere, e che determinano dei premi effettivamente che si fondano sul concetto meritocratico. Ecco, tutti questi valori, appunto, l'integrazione, la socializzazione, il rispetto delle regole, il rispetto per gli avversari, il rispetto per l'arbitro, qualsiasi ragazzo che purtroppo ha avuto una educazione federale spesso, noi ci rendiamo conto che il rispetto per l'arbitro non sa cosa sia. Cioè, tutti voi, basta che guardate anche una partita in televisione, l'esempio che dà la televisione in questo senso è drammatico. Cioè, quando io, ed è anche questo il motivo per cui io prima ero molto tifoso e adesso, diciamo, guardo il calcio reale con un certo distacco, è proprio tutti questi cattivi esempi che dà, sempre nei confronti dell'arbitro, che è sempre visto come il primo padre espiatorio per qualsiasi situazione, così come ad esempio tutte quelle scaramucce che qualsiasi giocatore che ha una certa educazione federale, ad esempio il fallo laterale, quando esce il fallo laterale voi vedete sempre tutti e due mia sempre, dico, è mai possibile che i ragazzi stessi non sappiano, diciamo, decidere, che non sappiano capire chi sia la rimessa laterale? Tutte queste piccole cose fanno la differenza da chi, come tutti voi che siete qua dentro, avete partecipato al primo torneo, tra virgolette, diciamo, come la vostra prima esperienza, non viziati da quello che è spesso il calcio federale, diciamo, dà come cattivi esempi. Infatti io cerco sempre, e non a caso abbiamo anche su questo stabilito un sistema di regole che vietano ai tesserati federali di una certa età di poter partecipare da noi, proprio perché una cosa è l'aspetto competitivo che spesso attraverso lo sport si intende perseguire, un'altra cosa è quello, l'aspetto amatoriale, che invece soprattutto le associazioni, ma dico io anche la politica attraverso le scuole, perché se non si parte dalle scuole, io inizialmente ho esordito, il progetto Inter-School è nato proprio dal fallimento delle istituzioni, proprio dal fatto che mancava una politica nelle scuole che potesse aggregare tanti ragazzi che
calcio ma anche per tantissimi altri sport. Il calcio, diciamo, storicamente in Italia è sempre più apprezzato rispetto ad altri sport, ma ci sono tantissimi altri ragazzi che praticano altri sport. A livello scolastico, al di là dell'educazione fisica, tra l'altro in misura molto ridotta, non si è mai organizzato un evento come quello che abbiamo pensato noi di unire vari licei delle varie scuole e farli scontrare insieme. E questo secondo me è un grave errore della politica, di questa politica che manca per lo sport e che invece, come vedremo parlare la responsabile nazionale leader che abbiamo conosciuto in un altro convegno, ci ha manifestato il suo impegno concreto che sta facendo per la politica dello sport. Quindi diciamo, io concludo perché non voglio essere neanche troppo noioso lungo, diciamo che lancerei proprio un paio di proposte. La prima è proprio ripartire dallo sport, così come abbiamo fatto noi, per la formazione delle nuove generazioni. E per la formazione intendo attraverso lo sport perseguire tutti quei valori di cui parlavo poco fa, l'integrazione, la socializzazione, il rispetto delle regole, degli avversari, degli arbitri, la condivisione delle gioie, ma anche il saper accettare le sconfitte, che è un'altra cosa che spesso la televisione non ci insegna. E tante altre cose, come ad esempio anche il benessere psicofisico che deriva dallo sport. Quindi ripartire dallo sport come per la formazione delle nuove generazioni, quello che stiamo facendo noi. Tutti i ragazzi che partecipano da noi, oltre a partecipare a un campionato, stanno crescendo. Quando noi stiamo formando una nuova generazione di giovani, sta a individuare proprio questo messaggio, questa nostra missione che stiamo cercando di fare. E poi un altro sogno che è sempre stato quello nostro, e che spero, mi auguro che attraverso l'appoggio del partito, così come c'è stato in questa occasione, ci possa essere anche in tantissime altre occasioni, si possa ad esempio creare quelli che ad esempio in Inghilterra sono più conosciuti, campus universitari, dove si unisce oltre all'istruzione, quindi all'insegnamento e alla cultura, anche lo sport. Ci piacerebbe tantissimo ad esempio cominciare a creare dei gemellaggi all'estero e quindi degli interscambi, dove uno, sempre attraverso lo strumento calcio o comunque lo strumento sportivo, riesce ad ottenere fini che sono